Che so? Ah, oh, finalmente, grazie. Eh? Seconda, insolito, eh? Seconda giornata, eccolo qua. Buongiorno. 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 Sentivate la mancanza? La verità, sentivate la mancanza? Tantissimo. Tu sentivi la mancanza? Tutti sentivamo la mancanza. Era tutta la tua. Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Mi vuoi lasciare da solo in questo, grazie. In questa prova. E i tre della colazione? I tre della colazione. Perché non va, questi sono del pranzo. Ora serve la colazione. E quelli che ti sei zillato dalla mia macchina rovistando quelli sono quelli altri, quelli sono quelli zillati. Sono zillati. Sono zillati, sono zillati. No, 3 euro. Hai visto? Giusto, 3 giusto. Euro. Ma manco l'euro di più a dire. A quanto siamo arrivati? 60, no. 70, 73. 73. 63, 73. Ci prova, sempre. Certo che se la prova fosse di matematica, Giovanni l'avrebbe superata alla grande, perché il magheggio, che poi ti fotte, perché lo dici talmente velocemente, che ti dice, oh, ok, 73. E invece, tac, come si fracca. Vabbè, facciamo un po' un passo indietro. La prima giornata com'è andata? Ah, bene, bene. Andata bene. Sì, sì, ho avuto anche i complimenti dal centro, che comunque... Vito, è vero, è vero. Mi hanno visto più tranquillo, comunque non hanno visto eccitazione, nel senso che non... No, lui non sa che non sanno che tu sia eccitato di tuo, vabbè, in generale. Tant'è che adesso stiamo qua perché vai a mangiare da solo. Sì. Sì. Da solo, sì. Sì. Ma come è? Ah! È come l'altra volta. Vabbè, stavi dicendo, e quindi oggi va ancora meglio, immagino. Sì, sì, comunque mi stanno dando fiducia nuovamente, perché comunque ho questo fatto ti fa piacere. Sì. Alla prima prova pensavano che comunque avrei un poco sgarrato qualcosa, io sono stato tranquillo, ho fatto le analisi, tra le cose. Devo dire la verità. Non ha voluto proprio frequentare i luoghi suoi soliti, quindi non, già questo è importante. Mi hanno fatto le analisi, sono uscite tutte pulite, perciò si sono anche complimentati nei nostri confronti, anche nei vostri, perché comunque... Te l'avevo detto, è una responsabilità. Mi avete tenuto a bada. Invece responsabilità è questa. Che mattino non li dobbiamo ciollare altri 20 euro. No, a Tino non te li dà neanche se tu lo giri sotto sopra e lo scuoti, non te li dai 20 euro, da Tino non li hai. E vabbè, quindi adesso questa è la prova della prova, perché stai perché andando a mangiare. È la seconda prova. No, dico, stai andando a mangiare. A che ora ci rivediamo? Un'oretta e mezza. Ti faccio uno squillo come al solito. Noi ci fidiamo, Noi ci fidiamo perché la prima volta è andata alla grande, ha mantenuto la parola, quindi siamo convinti che anche questa volta... Tino, diamo fiducia. È un ragazzo, c'ha 23, 25... Senti attentamente. Suona, è vero? Suona. Perché? No, dico, l'occhio non mente, da guarda solo. Guarda qua, da solo. Madonna mia, quanto sei brutto. Anche dalla telecamera. Soprattutto dalla telecamera, lo prendo ancora meglio, che è più brutto del solito. Ah, tra l'altro c'è una grande novità. Che ho? Novità fondamentale della tua vita. Cioè? Talmente novità che non la sa neanche lui. Stiamo dando, aspetta che... dobbiamo dare una notizia importantissima a tutti quanti voi. Giovanni non è venuto con il treno, ma è venuto con il pullman. Ma va. No, dico, perché cambia il mezzo di trasporto. Tutto bene, il traffico. La bomba, però. La prossima volta, se me ne venga la pete, devo dire la verità, ho temuto quando ho sentito l'argociaia. Quando infatti sentite l'argociaia. Quando sentite l'argociaia, poi lui invece è sceso diversi metri prima. Un chilometro prima, sono sceso a Via Mendola. Diversi chilometri prima per, diciamo, fare un'altra strada. Bravo Giovanni, bravissimo Giovanni. Non ci posso credere. Credi perché l'ha fatto, ci devi credere. Vi diremo prestissimo come sta andando. Quanti altri giorni questa sono? Questa è la... Il secondo. No, la terza è questa. No, secondo giorno di prova. Secondo, sì, un'altra e due. Un'altra e due ne avanzo ancora, sì. Ancora! Altre mirabolanti avventure ci aspettano. Da solo vai a mangiare. Sì. Cioè. Se arriva. Ciao Giovanni, ciao. Dov'è? E deve prendere il regalo. C'è il regalo. Il regalo al ristorante. Pure il biglietto ha fatto. Guardalo. Pure il biglietto. Sta facendo finta di niente. Ha fatto pure il biglietto. Sì. E metti che. Ha fatto il dito medio. Guarda, il dito medio sta facendo.
A te è il dito medio. No, a te, tu ah. Sai. Tino. Sì, Sì. Sì. Tino è volato. Mancano 3 minuti alla partenza perché è andata a prendere le caramelle per il viaggio, per evitare di avere il... Gum, del gum. Gum, gum. È sparito. Ma però le orecchie sono qua, quindi... No, no, sta tutto qua. Eccolo, 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 arriva. Deve tornare, deve tornare. Corre, 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 corre. Fanno scipato. Non è che le ha rubate le caramelle, no? No, le ha rubati, no. Beh. Ci siete bene. Beh, buona la seconda. Ci vediamo la settimana prossima. Una volta. Esce una volta a smalve. Lo dobbiamo vedere tutte le settimane. Tutte le settimane. Che la culo. Prova è prova. No, grazie, grazie. Come dovrei si vede? Vabbè. Buon viaggio. Sono... Thank you. Dritto a casa, Per forza, Antonio. Funziona che lo mettono sul pullman a Taranto e lo prendiamo noi, lo mettiamo sul pullman e lo prendono loro. Anche se... Però state dritto, non può andare, perché sennò l'autobus... È veramente scemo. Ciao Giovanni.